Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo Far Vlog. Io sono Giuliano e oggi 27 aprile 2023 semina del mais. Il terzista è in arrivo a minuti, oltretutto con un nuovo trattore e una nuova seminatrice tutta da scoprire che dopo vedremo. Adesso appunto aspettiamo il terzista, carichiamo la seminatrice e ci vediamo dopo. Ottimo, seminatrice pronta, caricata di semi e geodisinfestante. Adesso saliamo sul trattore, andiamo in campo per settare tutti i parametri della seminatrice. Faccio una paventola. Accelera tutto perché c'è il cruise del... Sì, gestisce automaticamente i giri dopo. Accende il generatore, so che ha caricato le spazzole. Niente, se vogliamo adesso fare la prova di semina e capiamo la precisione che ha. In sostanza imposti la macchina e dopo ti permetti di fare la prova di semina e lei va a stimare anche, diciamo, multipli spazi vuoti, eccetera. Esatto. Okay. In base al tipo di semi immagino cambi anche un po'. Okay. Che mi diceva, per segnare l'elemento può arrivare fino a quanto? Di questa anche qua? Qua come valore viene fuori 1700 newton e okay. Loro dicono che arriva a 350 kg. 350 kg. Praticamente hai il controllo della dose fila per fila, sì. E anche la mappa di prescrizione dopo può lavorare per elemento, giusto? Esatto. Qui in tempo reale hai i dati sulla precisione della macchina, cosa adesso, sta succedendo? Sì, adesso di questo elemento che okay. Abbiamo selezionato con elemento qui. Ah, per ogni elemento puoi selezionarlo e guardare. Se vuoi la singolazione, praticamente questa è la singolazione di tutta la macchina. Ok. Quindi è l'istogramma che più va in alto, qui ci sono doppi. Quindi puoi guardarlo per tutta la macchina in modo globale, esatto. Oppure elemento per elemento. Uno, due, tre, direi che ci siamo. Cosa dici come profondità? Come profondità? Nel fresco e nel fresco, com'è giusto? È abbastanza buona. Sì, qua. Come distanza ci siamo. Perfetto, sì, dai. Lo scegliamo così. Adesso magari diamo una ricontrollata là che c'è il terreno un po' più duro, ma direi a posto. Questa qua è la spazzola a cui si attacca il seme, giusto? Sì. E lo porta giù. Lo porta in giù, lo gira in avanti. Ok. La spazzola appunto continua
così. Ah, si può smontare tutto senza attrezzi per pulire? Ok. Mette il seme, corre tutto lungo questa spazzolina qui e viene posizionato precisamente appunto. Infatti se la giro qua, secondo me si dovrebbe essere ancora dentro. Ecco, infatti. E sono tutti lì i semi. Questo qua è il soffietto per la pressione al suolo, giusto, dell'elemento, che è pneumatico, col compressore che ce l'ha. Questo qua è il sensore. Conta i semi e controlla se ci sono. Okay. Esatto. Lettore ottico, fotocellula. E adesso ti ho fatto smontare mezza macchina. Ah, bene, è abbastanza semplice. Questi due motorini qua cosa? Uno comanda il nastro. Ok. E l'altro comanda il disco. E dopo qua c'è il suo disco. Ok, e ogni, cioè il disco sia per il girasole che per la soia, sì. Ormai sono diversi ovviamente. Sono diversi, hanno il suo come quelli in metallo classici, giusto? Esatto, okay. Esatto, solamente che questi sono in plastica. Qua sono i selettori, con le tre dita qua te le puoi spostare un po' più indietro. Diciamo più questa avanti. Qua è una regolazione manuale, giusto? Una volta sì. Fatta, una volta riesci a seminare bene o male esatto. Tutto il mais, a meno che ci sono dei grossi esatto. Problemi. Ci sono queste tre dita che puliscono i doppi. Queste tre dita da una parte, poi ci sono quelle altre quattro di là. Dovrebbe essere un po' più delicate e precise rispetto ai denti in metallo, esatto. In teoria. Bello. C'è il disco che si ingancia. Qua hai tutte le clip, le gomme anche per chiudere, fai tutto senza attrezzi, questa senza è una bella cosa. Praticamente da qua il chicco dovrebbe attaccarsi al foro e quando arriva in questo punto vedi che c'è il selettore, cioè non è un selettore, è un espulsore. Sì, e lo attacca che, sopra che lo, fa, la... che lo fa staccare e si attacca sopra la spazzolina, appunto, sul nastrino. Perfetto, sacchetti pronti sulla pala, terzo carico di seminatrice per oggi, cambio di varietà oltretutto, mi metto la GoPro in testa e partiamo col trattore verso il campo. Perfetto, siamo arrivati. Là c'è la seminatrice che sta seminando e adesso appena finito questo campo siamo pronti per caricarla. Seminatrice, trattore e oltretutto viaggiano parecchie, per questo che siamo già al terzo carico in pochissimo tempo. Considerate 6 file, più di 10 km orari. La seminatrice dice che sta andando tutto bene, ovviamente vedremo quando nascerà il mais. Adesso non so alla perfezione quando pubblicherò questo video, ma se prima di pubblicarlo il mais sarà già emerso, vi metterò qualche foto appunto della semina di come è venuta. La seminatrice ve l'ho già fatta vedere ampiamente, non voglio neanche scendere troppo nel tecnico per evitare di risultare noioso. Abbiamo parlato della seminatrice, adesso parliamo della semina e dopo magari quando la carichiamo parliamo anche del trattore che è molto interessante. Allora, semina del mais a 7,8 piante per metro quadro. Per tutti i dettagli sulla varietà o anche se non riuscissi in questo video a mettervi le foto della germinazione del mais, ci vediamo nell'episodio di Situazioni in Campo dedicato. Semina, come al solito, in RTK alla massima precisione e con un cantiere del genere ci mancherebbe. Come avete potuto vedere nelle immagini di prima, appunto, della messa in campo della macchina, è stato seminato nel fresco, ma anche qua in superficie c'è la terra umida. Nelle immagini di prima, i più attenti di voi avranno notato anche una preparazione del terreno molto simile a quella che lascia l'erpice rotante. Perché sì, abbiamo utilizzato l'erpice rotante. Se ben vi ricordate, nello scorso video in cui abbiamo preparato i terreni col dissodatore, vi dicevo che dovevo scegliere tra erpice rotante o vibrocoltivatore. Abbiamo riparato l'erpice rotante settimana scorsa, l'abbiamo provato in campo per vedere se tutto funzionava e diciamo che mio papà si è lasciato prendere la mano e ha passato tutta la terra pronta per seminare mais. Ovviamente prendere la mano si fa per ridere, abbiamo visto che il terreno veniva molto bene con solo una passata e quindi abbiamo deciso di passare tutto il terreno. Il terreno è venuto bene con un solo passaggio e stiamo seminando il mais nel terreno umido perché abbiamo avuto grande fortuna
con le piogge. Infatti abbiamo preparato il terreno con due passate di dissodatore, poi è piovuto circa 20 mm e quindi le zolle secche che si sono reidratate poi risseccate, insomma, si sono praticamente distrutte da sole. Abbiamo preparato il terreno con le erpici rotanti ottenendo un risultato più che soddisfacente e subito dopo, proprio appena finito, altri 10 mm per rinfrescare la terra, pronti per le semine. Meglio di così, almeno per quanto riguarda il mais, non si poteva chiedere. Adesso vedremo con la soia. Il meteo ha già messo pioggia fra un paio di giorni, che sarebbe veramente fantastico. Seminiamo, diserbiamo in preemergenza, acqua per attivare il diserbo e per far germinare alla perfezione il mais, sarebbe fantastico. Adesso vediamo, speriamo, e oltretutto andrebbe a rinfrescare anche le terre per la semina della soia, che avverrà circa fra una decina di giorni, insomma entro la prima decade di maggio. Detto questo, direi che possiamo proseguire con il video perché il trattore è in arrivo. Ok, prima di fare il carico però devo guardare le piante metro quadro consigliate di questa varietà qui. Allora, densità di semina consigliata dalle 8 alle 10 in base al tipo di terreno. Sentiamo il direttore del cantiere cosa dice. Sì, ciao papà, qua la dose di semina consigliata da catalogo è dalle 8 bassa fertilità, 9 media fertilità, 10 alta fertilità del terreno. Boh, considerando che andiamo a seminarlo là dove c'è il terreno, sai che si asciuga sempre, un po' povero. Cosa facciamo, 8 e mezzo? Fai 8 e mezzo. Sì, 8 e mezzo direi anch'io, dai, posto su 8 e mezzo, va bene? Sì, ok. Dai, ciao. Grazie, dopo. Ciao. Perfetto, allora aggiudicato 8,5 piante metro quadro in questo terreno con questa varietà. Ok, seminatrice in arrivo. Ragazzi, sposto il trattore, mi metto i guanti che così la carichiamo. Ok, qua alle mie spalle un 6R185, quindi 6 cilindri, con una fantastica gommatura adattissima alla semina. Allora, il cantiere complessivamente è 130 quintali, seminatrice, trattore e tramoggia per il concime anteriore, però distribuiti su 8 ruote. Per l'esattezza, larghezza 34 cm per ruota all'anteriore e 38 al posteriore. Infatti al posteriore abbiamo una 380R50, invece all'anteriore abbiamo una 340R36. Pressioni 1.2 all'anteriore, 1.4 al posteriore. In questo caso la gommatura è radial, normale, quindi non VF a bassa pressione. Tuttavia le pressioni sono 1.2 all'anteriore, 1.4 al posteriore, più per un fattore di comfort. Diciamo che guida RTK, gemellatura, un trattore di questo tipo, cosa si può voler di più? Insomma, dovrebbe essere il massimo per la semina del mais. Infatti sono molto curioso di vedere i risultati in termini di precisione della seminatrice. Ovviamente un trattore di questa stazza è necessario, perché comunque al posteriore abbiamo una macchina che pesa 30 quintali, quindi è un fattore di pesi delle attrezzature. E poi abbiamo necessità di servizi idraulici, principalmente per la tramoggia anteriore e anche per la seminatrice posteriore. Niente, andiamo avanti con il video. Direi che possiamo concludere anche questo video. Ovviamente se il video ti è piaciuto fammelo sapere con un mi piace. Ho cercato di farti vedere tutto, dalla taratura della seminatrice al carico, a come è venuta la semina, eccetera eccetera. Ovviamente per approfondimenti ci vedremo in situazioni in campo. Se ancora non l'hai fatto, seguimi su Instagram e iscriviti al canale, trovi il link in descrizione. Detto questo, noi ci vediamo nel prossimo Far Vlog.